Bella raga, sono... Allora, iniziamo dal presupposto che nell'ultimo video vi ho detto che non sarei riuscito a fare più video e... cioè nel senso non sarei riuscito a fare in queste 2-3 settimane. In effetti è vero, però qualcosa potrei farvi, certo non costruzioni come nei miei scorsi video, però qualcosa potrei, qualche video magari diciamo pubblicitario, ma riuscirei a farvi. Allora, in questo video volevo farvi vedere una pistola gas appena presa, l'ho presa oggi che è il giorno, oggi è il 2 maggio, e sì, il 2 maggio, e sono qui per farvi vedere la mia pistola gas. Allora, pistola gas, prima di iniziare vorrei dirvi una piccola cosetta. Allora, non so se avete presente le pistole. Le pistole sono, per quanto ne conosco io, 4 tipi: molla, CO2, cioè aria compressa, gas, elettriche. Allora, io se dovevo comprare una pistola, io prenderei o a molla o a gas. Quelle a CO2 non le ho mai provate, ma quelle poche volte, cioè, mai provate, quelle poche volte che le ho provate, le ho trovate un po' inutili. Cioè, ci sono vari tipi di pistola CO2, ci sono quelle con i rotellini, quelle che tu metti, quelle sono carine, però ci sono anche quelle che spari una alla volta, ma quelle non piacciono molto. Ma comunque non mi piacciono anche perché contengono pochi pallini. Poi ci sono quelle elettriche, allora diciamo, sono fortissime, molto molto forti. Il problema è che, allora, diciamo, quella che avevo preso io, la batteria scaricava tipo ogni 4 ore, cioè non reggeva molto. Soltanto quella dei fucili resiste più di batteria, questo mi fa un po' incavolare. Poi tipo, le pistole elettriche, se tu hai il caricatore di pallini, quelli che hai messo dentro, allora innanzitutto bisogna comprare i pallini nuovi, non puoi prenderli, allora, nuovi, metti il tuo caricatore, spari, e quelli che hai sparato non puoi più riutilizzarli, perché se tu li riutilizzi, perché la pistola elettrica ha una forza, quando tu spari i pallini li deforma, quindi se tu devi rimettere dentro la pistola si blocca. Allora io non ho voluto rischiare, poi è davvero troppo esagerato, troppo forte per me. Allora ho preso qua la gas, che va bene, l'unica cosa da comprare è il gas, però diciamo che se prendi quella da 10 euro un po' ti basta. Allora, la mia pistola è questa. Purtroppo non c'è un nome. L'ho presa a 35 euro, per chi non lo sapesse, magari l'ho già accennato negli scorsi video, sono di Bergamo, infatti l'ho presa a Bergamo, in centro Bergamo, nel negozio di software stupendo, guarda. C'erano mitraglioni, tutte grasse elettriche, era stupendo. Vabbè, allora, Cristo! Allora, niente, questa pistola paga 35 euro, allora c'ha il carrello qui, tutto in ferro, tutto, non ci giurerei che sia d'acciaio, penso sia alluminio. Qui invece tutto in plastica dura, tutta questa parte con plastica dura, a parte il grilletto, che anche questo, come potete vedere, qui troviamo la sicura, qui, tolta la sicura, messa sicura, tolta sicura, messa sicura, come vedete, spara. Adesso non clicco del tutto, se clicco si sente il rumore, c'è ancora un po' di gas dentro, quindi avete capito, scusate, sicura, non sicura, ok. Allora, forse già voi lo sapevate già, ci sono due mani per sparare, o fate così, oppure tirate indietro il cane, questo è il cane, e sparate. Come ho già detto, c'è già ancora un po' di gas dentro. Allora, questa canna lunga, ce n'era un'altra così, soltanto fino a qui questo pezzo non c'era, questo qua, quindi canna lunga, perché questo pezzo qua lo allungo un po', vabbè, 35 euro, dicevo. Allora, diciamo che è una pistola abbastanza fortina, io purtroppo, quindi c'è una marca, non c'è il nome della pistola,
C'è soltanto scritto qua Made in Taiwan, giusto. Vabbè, i pallini che uso sono quelli gialli, bianchi, scusate, vanno bene anche con i gialli. E allora, nella scatola cos'è che ho trovato? Il gas non c'era, non l'hanno aggiunto, l'ho dovuto comprare a parte, questo qua da 3 euro, che io sconsiglio. Allora, 3 euro, sì, costa poco, sembra, ma invece non dura una sega. E già tanto se vi fate, qua, tenete 5, 10 secondi così, e già tanto se ve ne fate 10 di questi, 15 secondi premuti. Capito? 10 secondi così, già tanto se ne fate 10, quindi non mi dura una sega, già vuoto, io l'ho fatto 5 caricate, cioè posso ancora aggiungerlo. Cioè è praticamente finita, non mi dura una sega, quindi vi consiglio di usare, di prendere quello da 10 euro, qua 10 euro è grande così, fatto così, largo così, e ti dura anche un mese, ti può durare un botto, quindi io ve lo consiglio. Allora, nella scatola ho trovato pallini, pistola, caricatore in plastica, e plastica abbastanza dura direi, e un altro caricatore, quindi non solo un caricatore ma due caricatori, anche questo però in ferro, solo che questo qua è in ferro, non sto scherzando. Cristo! Vabbè, sono morti i pallini. Allora, è in ferro, e però c'è uno svantaggio, che se voi potete notare, se metto il caricatore, no? Questo qua in plastica, se lo metto posso ancora aggiungere la bomboletta. Mentre invece se metto questo in ferro, mi copre il coso della bomboletta, quindi se scarico io devo per forza toglierlo via, è un casino. Però vabbè, comunque essendo il ferro a me va bene, cioè, a me non interessa tanto. Comunque, io trovo un'ottima pistola, vi farei vedere come funziona. Il problema è che, come avevo già detto, il gas, cioè, ce n'è poco di gas dentro, quindi questo qua è già finito. Cioè, dai, adesso provo a farvi vedere qualcosa, stoppo un attimo, vedo se riesco a trovare un po' di gas in giro. Un attimo. Per farmi vedere, vorrei iniziare a dire che è vero, c'ho la voce un po' bassa, cioè non parlo molto alto, perché sono fuori al balcone e c'è paura che se qualcuno mi sente mi dice questo è un coglione. E allora vabbè, iniziamo e metteremo il caricatore, questo qua, no, quale? Questo qua in plastica. Adesso faccio vedere. Tipo anche la qualità del video non è molto alta, però. Tutti questi? Ci sono due modi per sparare, ci abbiamo il cane. Oppure adesso non si vedono i pallini. Però, l'ho caricato, comunque ho trovato un po' di gas. Però non fa una sega adesso perché non ho messo molto gas, quindi infatti, vedete, cioè, come farvi vedere, aspettate. Ah, ecco da qui, guardate, io sparo, ma non l'ha bucato, cioè ha fatto un piccolo forellino, ma io prima sparavo e guardate così, aspettate, devo tirare la scatola, forse questo. Ecco, guardate, prima sparavo da là in fondo. Il fondo lì e guardate cosa ho combinato. Mi sono già detto, poi se non sbaglio. Oh merda, mi sa che viene qua in temporale. Questo rumore che fa boom 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 vuol dire che c'è il gas. Quando finisce fa tric tric tric. E comunque, ragazzi, mi dispiace se non ho trovato il gas perché è finito. Sorry. E vorrei aggiungere che appena riuscirò a prendere il gas in un video a parte vi farò vedere la funzione, ok? Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace. E vorrei rispondere a un mio iscritto del mio canale, che purtroppo non mi ricordo come si chiama. Comunque mi ha inviato un messaggio che ho scritto: se non sbaglio, sei bravo, mi piace, sei bravo a costruire, sai far incazzare tua madre. Non mi ricordo come si chiama, spero che sia tu che mi stai ascoltando. E io non sono riuscito a inviarti un'email, ti rispondo subito e dico grazie. Grazie. Comunque mettete un mi piace, se non avete piaciuto il video ovviamente. Mi dispiace che non ho potuto farvi vedere né la marca, ma qui la marca non c'è. Posso soltanto farvi vedere la pistola. Bella. Anzi no, aspetta, non vai fino, voglio farvi vedere la figata, aspettate, guardate. Accendino, vedete.
parlate, ti do la mano. Fatelo anche per caso, però, anzi, siete, come dire, attenti. Allora, guardate, ti date la mano, così, fate come un buco, vedete? Però alla fine deve essere tappato, alla fine. Quindi chiudiamo dietro, guardate. Riempio la mia mano di gas. Secondo, speriamo che funzioni. Accendo. Notato? Provo a rifare. È una figata, se lo vedete dalla mia prospettiva. Cioè, è una figata, perché... Cioè, non credo che mi avete visto, perché è una fiammata... Una figata, ma ti c'è anche qualcosa. Tu mi piace.